comunque. The next match is gonna go Wampo! Un match inedito. C'è un wrestler che di recente ha vinto ben di più del resto. Stiamo parlando di un titolo a Malta e di un titolo in Austria. E invece un altro wrestler che alzò le punte. Ma prima introduciamo il nostro scorpione e gli italiani. Il migliore d'Italia! Ha lottato oltre 8 nazioni, quindi possiamo dargli questo punto molto volentieri. Signori, è qua con noi Red Scorpio! E si parte dunque con l'ingresso dell'atleta mascherato più amato d'Italia. Si parte col botto, lui è Red Scorpion, ragazzi. Eh sì, veramente una figura leggendaria del wrestling italiano, davvero. Lui ha scritto pagine e pagine di storie. Guardatelo qui, com'è in forma, com'è carico, com'è pronto. Quest'anno ha lottato veramente ovunque, in ogni promotion italiana e anche all'estero. È stato in ben 8 nazioni quest'anno, in 3 delle quali ha anche vinto un titolo. Veramente un anno strabiliante per lui. E in 8 delle quali ha anche assaggiato le pietanze tipiche, va notato. Probabile, sì. Il suo avversario ha debuttato in Rising Sun, direttamente dall'Australia. E il suo avversario è un debutto qua nel santuario della Rising Sun. Lui viene direttamente dall'Australia, Josh Shooter. Ragazzi, direttamente dall'Australia per debuttare in Italia, direi un caso più unico che raro. Assolutamente. Josh Shooter che recentemente si è trasferito in Europa, sta scalando le classifiche del wrestling europeo. E stasera abbiamo il piacere di averlo qua, in un match assolutamente inedito. Infatti non credo di aver mai visto un australiano qui alla Rising Sun. No, è assolutamente una prima volta. E quindi un gradito debutto anche per la nazione di cui Josh Shooter si fa fautore. Sarà molto interessante vedere questo match. Ovviamente i due lottatori non si conoscono, quindi sarà un mistero. Vincerà probabilmente chi riuscirà a decifrare per primo l'avversario. Intanto qui si parte subito con una clinch al collo per entrambi, ma niente da fare. Una prova di forza, in quanto a centimetri Josh Shooter è visibilmente più alto di Red Scorpion, che però devo dire ultimamente ha messo su una massa muscolare bella prorompente. Sì, infatti lo vediamo più ingrossato. È veramente il doppio di Josh Shooter, dovrebbe lavorare su questo. Attenzione qua, i due non si mollano, finiscono fuori dal ring, ma continua il clinch, prova di forza, mentre parte un count out da parte del nostro Malalana. Attenzione perché siamo a 6, siamo a 7, 8, se ne sono accorti, 9, erano rimasti presi dal clinch, ormai non importava più niente, fortuna il 9 che li ha fatti rinsavire. Si va a spallate, veramente una lotta tra leoni in questa prima fase. Oh, doppio braccio teso, ma niente, i due si equivalgono, nessuno dei due va giù, ormai è una questione di principio. Incredibile, ragazzi, forse Scorpio è quello che fa il gol di più.
niente, ci prova lui allora contro l'australiano che però resta in piedi. Si corre di nuovo, allora Red Scorpion, leapfrog, è un drop kick incredibile, ma ancora non va a terra, non va ben a terra assistato. Però situazione di leggero vantaggio qua per Red Scorpion, che va a prelevare Josh Shooter e gli sbatte la testa su tutti e tre i turnbuckle a ripetizione. Grande tecnica questa. Ricoglionito Josh Shooter da questa raffica di colpi. Sì. Ormai il movimento andava da sé, quindi. Sì, per inerzia. Sì. Intanto qui lo vediamo ancora Red Scorpio che continua a prendersela con il suo avversario che per la prima volta finisce a terra con un bellissimo body slam e poi un knee drop. Schienamento, primo schienamento, niente, due, neanche due. Josh Shooter vuole vendere cara la pelle stasera. Si prosegue. Prosegue anche il momento di splendore di Red Scorpion. Vediamo se Shooter riuscirà a rovesciarlo in qualche modo. Attenzione! Mamma mia! Lo prende al volo e poi backbreaker. Ottima counter. Mamma mia, ragazzi, che backbreaker devastante questa. C'è il pin 1-2, niente. Comunque ha messo a segno una manovra micidiale già Shooter. Sì, dimostrazione di forza fisica ma anche di tecnica. Questo frangente poi va a scaricare fuori Red Scorpion, cerca di riprendere fiato fuori dal ring. Red Scorpion che adesso è lì, sta risalendo e risale sotto la prima corda, viene preso dall'avversario e poi body slam per lui, ragazzi, veramente qui Shooter si sta prendendo il match dalla sua. Red Scorpion però non ci sta, cerca di reagire, niente, ancora snapmare, messo giù Red Scorpion ancora una volta, lo scorpione italiano, l'orgoglio italiano. Va a chiamare il pubblico però il rivale, poi da una parte e dall'altra, ancora il rimbalzo. Fa finta di correre, Josh Shooter, e poi va invece con una headlock, anzi con una chin lock, presa al mento, lo porta giù. Proprio una leggera corsa prima di fare la headlock, era tanto per riscaldamento. Sì, quasi per prendere in giro il pubblico che magari si aspettava qualcosa di spettacolare, invece una semplice chin lock. Attenzione perché c'è un secondo backbreaker, tilt a wheel backbreaker da parte di Josh Shooter, che prova un pin rapido, solo due. Niente, non va. Comincia a scaldarsi Shooter, voleva il match con quel backbreaker, voleva portare a casa il match, comincia ad arrabbiarsi. Sì, lo sente al tappeto e poi lo prende con questa presa, non ha capito con chi ha a che fare probabilmente. Spalla. Questa però fa tanto male, questa nerve bolt. Assolutamente. Passa da me soprannominata la presa della bestemmia, per quanto ti fa per quanto ti fa male, ne so qualcosa. Posso confermare. Vero, mamma mia qua! Anche quando gli amici ti prendono lì, quello è proprio matematico, che appena c'è la presa lì parte la presa. Sì. Ma qua è partito l'Enzeguri di Red Scorpio, che però finisce ancora nella trappola di Shooter, che continua la situazione. E poi si vola, logicamente, dal paletto. Però Scorpion lo va a prendere, cadono entrambi a terra, un match molto intenso, entrambi sono sfiniti, stremati, tirati diverse legnate abbastanza importanti, devo dire, la stanchezza comincia a farsi sentire veramente. Qui i due cercano di rialzarsi, ancora sono sfiniti. Davvero ce la stanno mettendo tutta in questi punti. Non vuole sfigurare l'australiano in terra straniera, però nemmeno l'italiano vuole perdere. Vuole dimostrare che questa è casa sua. Scorpion vola!
e balza subito in piedi. Giù le spalline, giù le spalline. Braccio teso. E non è finita qui, perché carica il secondo, ancora giù, braccio teso. E poi finisce dall'altra parte, no? E Scorpio che finisce all'angolo opposto, ma sale sulla seconda corda. Shooter non se ne è accorto. Shooter non se ne è accorto. Il Red Scorpio va con il cross body. Uno, due. Niente. Eh sì, si deve andare avanti, quindi non finisce qui la contesa, si continua. Più passa il tempo, più i colpi si fanno pesanti, più la fatica si fa sentire. Vediamo chi riuscirà ad avere la meglio. Scorpio è carico. E adesso qui se lo carica sulle spalle, eccolo con un suplex, no, no, evitato invece da Shooter, che poi non riesce a colpire con il German. Una serie di counter e contro counter. Oh, Shooter con il death valley driver. Death valley driver, è finita. Uno, due e nove. No. Invece no, solo due. Però un colpo veramente importante sotto questo. Come ha fatto la Scorpio ad evadere a questa manovra? Era davvero micidiale, il collo deve essersi frantumato in mille pezzi, eppure ancora in piedi. Shooter allora prova a mettere il colpo di grazia, ma Scorpio con il victory roll, no, solo due. E allora lo va a prendere di nuovo e con giù il suo Michinoku driver. C'è l'uno, c'è il due e c'è il tre. Match molto fisico, molto intenso, e l'eroe italiano Red Scorpion si porta a casa la vittoria. Eh sì, alla fine ce l'ha fatta, Red Scorpio è riuscito a battere con il Michinoku driver il suo avversario. Davvero bellissimo incontro, ma soprattutto grande vittoria da parte di uno scorpione che adesso va a chiedere qualcosa, va a chiedere probabilmente un microfono. Sì, avrà qualcosa da dire. Sentiamo. Signore, è 11 anni che combatto sui ring italiani ed europei. E beh, tanto onore. Ma non importa quanto tu sia bravo a qualche cosa, la vita ti metterà sempre degli ostacoli davanti. E il prossimo stato, signore e signori, è il pluripartito mondiale, le scelte della ICW e dato da qui, Rotondo! Wow, ragazzi! Grande annuncio di Red Scorpion, annuncia il suo prossimo avversario, niente meno che Rob Van Dam. Evidentemente dimostrerò che l'eccellenza c'è anche in Italia. E allora prendiamo questa promessa e ti diamo tutta la fortuna, preghiamo per te Red Scorpio. Uno show targato Wrestling Megastars che andrà in scena a dicembre.